Guardi, il dissesto idrogeologico è un tema che va affrontato molto a fondo e non con provvedimenti tampone, e credo che si dovrà fare un ragionamento molto organico, poi vedere se il PNRR offrirà soluzioni. Però non dimentichiamo che il PNRR è uno strumento che ha un traguardo temporale 2026 e noi siamo già quasi estate 2023. Quindi temete di non fare in tempo in il PNRR presuppone la sussistenza di progetti già in essere che attualmente non. Senta, posso chiederle, le organizzazioni mi chiedono che venga nominata d'urgenza un commissario straordinario per la ricostruzione, loro si aspettano che sia qualcuno che conosca bene il territorio, appunto la città naturale, dicono è il presidente della regione, su questo mi sembra che dei giorni c'è una circonfazienza all'interno della maggioranza sulla scelta. I sindacati intanto va sottolineato che hanno parlato a una sola voce tramite la CGIL, che hanno espresso, ritengo, confermeranno soddisfazione. Quindi mi sembra che già ci sia un bel passo avanti. Sì, posso chiedere se è confermato l'accesso al fondo di solidarietà europeo? Questo dentro non fa parte del decreto. Bene, grazie, buon lavoro. Quali saranno però i tempi, ecco, per la nomina del commissario? Le cose vanno fatte bene, non in fretta. Siamo ancora in una situazione con le frane in corso, parlare del commissario è un orpello burocratico più che. Okay.